Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni, insegnante, moglie di Alberto Trebeschi. Vittorio Zambarda, 60 anni, operaio. 28 maggio 1974, Brescia, Piazza della Loggia. Ci sono altri modi per uccidere che vanno al di là delle bombe, delle guerre. Si può anche uccidere economicamente, come è successo nel 1845-48, quando una popolazione, o la maggior parte, era costretta a mangiare solo patate, e quando le patate sono marcite in terra e nel giro di 3 anni 2 milioni di persone sono morte per fame, letteralmente, per colera o anche per le altre malattie che si sono diffuse. Poi coloro che sono riusciti a scappare in America hanno scritto questa bellissima canzone di una semplicità musicale sconvolgente che si chiama The Pretties, They Are Small, le patate sono piccole. Adesso vediamo di comandare me e l'arco. Ok, speriamo bene. A Bologna sono le 20 di domenica sera.
In fondo ai portici poco illuminati di via Saragossa, la pasticceria sta chiudendo. Marco esce di casa per andare in pizzeria con Silvia, una sua amica. Per andare da Silvia, Marco si mette sui viali verso la stazione all'incrocio di via Indipendenza, svolta sul ponte di Galliera, e va verso il quartiere Navile. Si ferma su via di Corticella, passa il 27, attraversa la strada. Silvia abita in una palazzina al secondo piano. Suona il campanello, Silvia non apre, ma la luce è accesa. Prova a chiamarla sul cellulare, ma lei non risponde. Un inquilino esce dal palazzo. Marco entra, sale le scale, vede la porta aperta. Si guarda intorno, entra in casa, chiamando. Silvia, Silvia, ma dove sei? La trovi in camera da letto, a terra, ferita. Marco corre vicino a lei, prova a svegliarla, chiama i soccorsi, la corsa in ospedale e la notte in attesa. I medici dicono che se la caverà, dovrà rimanere per qualche giorno ricoverata. Visto l'accaduto, due agenti di polizia, tra cui una donna, si recano da Silvia. Silvia ha lo sguardo rivolto verso la finestra. Sta pensando a Marco e parla con lei, tenendole le mani. Caro Marco, grazie di essermi stata vicina in questo periodo difficile. Le notti al pronto soccorso, con la paura di lui e il dolore interiore più forte di quello fisico. Grazie per aver girato di notte sotto casa mia. Grazie. Amico mio. La polizia conosce bene Silvia, perché Silvia è il nome del programma di tutela per le donne vittime di stalking. Per fortuna che grazie a Marco oggi Silvia sta bene. Ehi! Bene. Una volta le donne irlandesi che non soffrivano, almeno credo, di stalking, si difendevano con le loro lingue. E nella canzone che segue c'è una donna coraggiosa del Settecento che rifiuta di sposarsi in un'epoca quando l'unica carriera era il matrimonio. Non c'erano neanche i conventi per le non sposate, perché Enrico VIII aveva soppresso tutti i conventi, quindi da noi niente monaca di Monza. Solo Schoenegger, che è così arrabbiata con il pretendente che non cerca lei bensì la sua dote, che è una mucca, lo manda a quel paese insieme al suddetto bovino. Così. Giri meno marge da fare in come ne muore. Io se che la Maria non mongo in Rom. Vuoi il parter ma la qui mi si scisle e dol. Le hiun le gavar scobro il me se luoc na mrog. Ai hiunni gavesto perché sparmo ischio er vrani crnig de xi shambaira lei la gela la fine la mash la gatrin schio e snak mi shen tru era vescar la mina che lei ti di mer maje da karingo manini war ayo lo se che la maria na mongo ini rom will parter malak mi mi shi shi is le do le you and ni ga ver go ro mi sho lo na rom. Eccomi.
Sono alla guida della mia Spider e sto percorrendo una strada, piccoli tornanti, in collina. Guido in rapidità, con piacere, eh sì, con piacere. La montagna mi ha insegnato anche questo. Quelli passati al mare sono stati anni di attesa. Doveva accadere qualcosa di doloroso, di forte, per scuotermi verso un cambiamento. Sento ancora il profumo di rose di quel 12 maggio 2009. Poi, dopo alcuni giorni, la mia decisione di partire, di riaprire quella piccola casa di montagna. Da quel gesto sono accadute tante cose. Piccoli tasselli, un cognome, una persona, una fotografia. Tutto era stato previsto da lassù e tutto mi conduceva a quella montagna. Ricordi di un piccolo cimiterino al sole a Mel. Le mie Dolomiti, Belluno. Nuove persone, nuove conoscenze mi riportano alla montagna. Segnali, segnali che mi mandavi tu? Forse, chissà. Ora l'attesa è finita, la decisione è presa. Ora vivo in altipiano. La montagna mi ha insegnato a farcela da sola, a meditare, a sopportare il freddo, come la gente di montagna si abitua alla solitudine. Ascoltare il silenzio, qui sento la tua presenza. Mi sembra di averti ancora, di sentire il tuo odore, il fumo di una sigaretta, le tue carezze, il tuo amore. Qui continuo a vivere, ascolto il fruscio dei pini ed ascolto la loro musica, come fosse un sapore antico. Questo è quello che volevi per me? Questo è quello che voglio ora per me? Ci sono riuscita, ho cambiato la mia vita. Questa era una storia d'amore, certamente. Allora volevo alzarmi in piedi per cantare una delle più belle canzoni d'amore in lingua inglese della nostra tradizione, che è apparsa questa canzone nel film Michael Collins. Si chiama She Moved Through the Fair. È una canzone di un amore misterioso, non si capisce se tra la seconda e la terza strofa l'amata o l'amato, secondo chi canta, è ancora in vita o meno. E noi preferiamo immaginare che abbia semplicemente fretta di conoscere l'altro o l'altra, biblicamente parlando. My young love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you for your lack of kind. And she stepped away from me, and this she did say, it will not be long, love, till next market day. She stepped away from me, and she moved through the fair. And fondly I watched her move here and move there, and then she went homeward with one star awake, as the swan in the evening moves over the lake. Last night she came to me, she came softly in, so softly she came that her feet made no ding. And she laid her hand on me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding day.
Lella è molto giovane, è carina. Capelli neri lunghi sulle spalle, faccino a cuore, gambe lunghe. Una bella ragazza degli anni Ottanta. Le foto che sua madre si rigira fra le mani non le rendono giustizia. Gliela scattata un amico mentre erano in strada, ma c'era troppo sole. Lei ha un bel sorriso, ma gli occhi neri sono strizzati. Peccato. Lella, Graziella. Una fotografia scattata in un giorno d'estate, lo si capisce dalla camicetta leggera e senza maniche, ma soprattutto dagli occhi ridotti a sottili fessure che le mettono in risalto il sorriso. È la metà di un agosto torrido, precisamente il 12 agosto 1980. Alle 11 di mattina il cielo romano, di solito azzurro profondo, è di un bianco accecante. L'asfalto rimanda ondate bollenti, ma la Lella non se ne accorge, non sente il caldo, non suda neanche. Si affretta alla fermata del bus e intanto si guarda attorno. Cerca una cabina telefonica perché vuole telefonare subito a sua madre. Ha una grande notizia da darle e sa che non resisterà fino a sera, quando si ritroveranno sole loro due in cucina. La pensilina è affollata, segno che l'autobus è in ritardo. Ma lì vicino c'è una cabina. Graziella è combattuta. E se il bus arriva? Vabbè, chiamo mamma e se la vedo, poi se la vedo, lo vedo arrivare, poi metto giù. Cerca il gettone nella borsa. Ne ha sempre. Fa la giornalista, deve essere preparata. Deve poter dettare un pezzo in qualunque momento. I limafonisti di Paese Sera la conoscono. Si occupa di roba tosta quella ragazzetta, tipo il traffico di armi, petrolio, ma non disdegna la cronaca di strada. Essere sul posto al momento giusto e trovare un telefono per dettare per lei è essenziale. Ormai quando chiama riconoscono la sua voce. Entra nella cabina e mentre compone il numero di casa non riesce a smettere di sorridere. Mamma, ho avuto i visti, partiamo. La risposta di mamma non le piace. No, non so dirti quanto staremo via, questo lo deciderà Tony. Mamma si arrabbia, non è d'accordo. Lella taglia corto. Ha intravisto il 73 che arriva da Ponte Milvio. Sicuramente staremo via più di una settimana. Ma ne parliamo stasera, adesso devo scappare. Mi aspettano in redazione. Ciao, sta arrivando il bus. Il viaggio. La grande occasione di Lella. È stato organizzato dal suo fidanzato. Si può dire? Graziella preferisce non porsi troppe domande. Tony è piuttosto evasivo sul loro rapporto. Certo, si amano, però lei è tanto giovane. Tony è un giornalista di alto profilo. Graziella lo considera un'autorità. E non sbaglia, perché ha realizzato reportage nei luoghi più pericolosi del pianeta. Vicino Oriente, Sud America, Pakistan. Uno che ha agganci dappertutto. All'inizio era molto riluttante all'idea di portarsi Lella a Beirut. Quello è il territorio suo, ma lei parla l'arabo meglio di lui e non è una sprovveduta. Giovane sì, forse un tantino troppo entusiasta, ma ci sarà lui a tenerla d'occhio e poi il loro accompagnatore ha promesso la scorta. Quello non è un reportage, non è il reportage più rischioso di Tony. Lui si è già fatto la guerra dei sei giorni, è stato sul Golan e lì sparavano davvero. Mitragliatrici, bombe, mine, antiuomo, eppure è tornato a casa. Prima che il bus arrivi, Lella fa in tempo a chiamare anche lui. Due parole soltanto. Li ho. Tutti? Sì, tutti. Bene, ti aspetto qui oggi. Mettiamo giù un piano insieme. Tony non ha la frenesia di Lella. Sa che tutto è organizzato. Samir verrà personalmente a prelevarli all'aeroporto di Damasco. Li accompagnerà a Beirut in macchina e poi li farà scortare a sud fino al castello di Beaufort, dove aspetteranno il momento propizio per incontrare chi li dovrà accompagnare là dove nessun giornalista occidentale è mai arrivato. La sua grande occasione, sua e di Lella. Tony non ha un giornale alle spalle, ha tanti giornali e questo significa spalle scoperte. Ok, Tony vai solo, poi se quello che porti ci piace te lo compriamo. Lo stesso vale per Graziella, anche lei freelance. Un rischio in più, ma che importa, tanto sei sul luogo del massacro e nessun direttore, nessun caporedattore può aiutarti se le cose si mettono male.
Sono passati molti giorni da quando Samir ha chiamato per dargli la notizia. Ci siamo. Ho un contatto nel Fronte Democratico Popolare per la Liberazione della Palestina. Con un po' di fortuna incontreremo il nostro uomo, George. Niente, non